paura. Allora, ci sono realmente tanti, sono gli ospiti, tanto sistemiamo anche. Ok, va meglio così? Va benissimo, tanto vi sistemo l'archetto, ecco qui. Diciamo che Sanremo è bello perché ogni anno noi scopriamo tante sorprese, amici nuovi, amici di vecchia data e naturalmente anche gruppi, musicisti, artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. Io questa sera veramente sono emozionato perché con me ai microfoni c'è un gruppo storico della musica italiana, ma anche della musica italiana nel mondo, perché comunque i loro pezzi li hanno cantati un po' dappertutto. Io vi presento con grande piacere i New Trolls. Vai, questo già ci piace. Cercavo il microfono, ce l'avevo già appeso alle orecchie, visto? Vedi? Allora, innanzitutto, buonasera e come state? Benissimo, beh, nonostante gli anni che passano, noi ci difendiamo. Si vive. Sempre operativi. Questa, questa è la cosa più importante. Certo. Allora, la domanda di rito: cosa fate a Sanremo? Noi siamo nati a Sanremo, non proprio fisicamente, ma musicalmente. È vero. Devi sapere che noi suonavamo in un piccolo club che si chiama ancora adesso Club 64, ma è una pizzeria adesso. Era alla fine degli anni 60, sì, anzi metà anni 60, perché insomma noi però eravamo giovanissimi. Di fronte al casino. E lì suonavamo, e devi sapere che gli artisti che facevano le prove al festival poi la notte venivano a bisbocciare con noi, facevano le session. Te ne dico uno a caso, Stevie Wonder. Finito il festival, veniva giù con noi perché voleva suonare con questa band strana. Allora, la batteria suonava. Lui si metteva la batteria e facevamo tutta la notte bang. Che cosa erano altri tempi? Beh, Wilson Pickett. Wilson Pickett anche. Nina Simone, detto. Che brava, ragazzi. Insomma, le cose sono un po' cambiate anche a livello musicale adesso, Ma non è vero, no. Guarda, non c'è niente di nuovo sotto il sole. L'unica cosa c'è qualcosa di peggio sotto il sole. È bello solamente non dimenticare le cose passate. Non dimenticare, è vero. Non dimenticare, non dico di apprezzare perché cose belle ce ne saranno, per adesso no. Adesso no. Però cerchiamo di non dimenticare quelle andate. Ma no, non è vero. Quelle passate, quelle trascorse. Poche. C'è un po' l'effetto Sanremo, che è vero. Primo ascolto dice oh non mi piace, non ho capito, poi dopo una settimana dice no però quella canzone a sentirla bene è una figata, sono dei bei testi, certo. E allora aspettiamo questa settimana, 10 giorni, di maturare cose che al momento ci sembrano un po'. È vero, voi avete seguito il festival quest'anno? Io sempre, devo dire, ti confesso una cosa, io mi ricarico al festival di Sanremo, ogni volta mi ricarico le pile, un po' per presunzione, perché io sento i pezzi e faccio vabbè ma quello lo facevo meglio io. Ma so, perché per ridere delle decenze altrui. Assolutamente, perché so cosa si prova quando vai sul palco. Noi ne abbiamo fatto 7 e ogni volta te la fai sotto e arrivi tu e dici c'ho una voce che spacca le pietre, quando sei lì fai ti riduce all'omicino. E allora mi vendico da spettatore. Ma prima di parlare di voi, insomma, perché so che ancora siete attivi a livello musicale, un giudizio, un parere su questo festival, e secondo voi qual è la canzone più bella che potrebbe aspirare alla vittoria? Di che bella domanda. Dopo quello che ti ho detto, Mico, tu hai qualcosa da dire? Ma a me ne piace una, per il fatto che mi piacciono i Mattia, però. I Mattia Bazar. Sì. È bella la canzone, non è né eclatante e né mediocre. Secondo me perché sono i nostri amici, questo. Sono liguri come dai. Noi, hai capito? No, no, ai tempi c'era Ruggero. C'era bella. Forse erano più emblematici. Sì, però sono stati bravi, devo dire. A me sono stati 2 o 3 cose che mi sono piaciute, devo dirti. Sì. Ma anche, che so, ti dico i Marlene Kunz, che bravi. Sono state. Porca miseria, hanno fatto coerenti con se stessi. Hanno fatto io vi faccio una domanda, perché realmente 7 festival non sono mica pochi, è vero, ci sarà l'effetto emozione, però tante volte si ha la sensazione che un gruppo, che magari è il suo filone, i suoi fan, il suo genere musicale, quando arriva a Sanremo cambia qualcosa. Beh, i Marlene Kunz non l'hanno fatto, loro hanno interpretato se stessi, ecco il mio apprezzamento. Loro hanno fatto se stessi, non hanno fatto una canzone per Sanremo. Per Sanremo, esatto. Hai capito? È vero. Poi devo dire la cosa che hanno fatto ieri sera con Patti Smith. Là veramente c'è stato. Anche se io un po' sono rimasto. Bello, perché comunque musicisti di un certo calibro, là veramente si è vissuta musica. Con la M maiuscola, come ha detto Gianni Morandi.
però su alcune cose è come se ci fossero state delle discordanze tra le canzoni di sera, tra, come se l'artista italiano andasse su una traccia e quello straniero su un'altra traccia, su alcune performance. A me ti dico una cosa che mi ha dato fastidio, per me gli artisti italiani devono cantare in italiano. Vero, vero, perché una canzone non puoi andare a cantare in inglese a fare Once and Wall, lo può fare Celentano perché fa Prince and Colin Hansen and Giuso, allora va bene, però no, cantiamo come mangiamo, cantiamo, è vero, cantiamo, una canzone è peculiare per quella che è, insomma. Sì, per cui se tu hai un ospite straniero, lui canta nella sua lingua ma tu devi cantare nella tua lingua. Ti dico due che mi sono piaciuti da morire. Sì. Algeron. Ah vabbè, Algeron. Algeron? Sembrava un po' Jerry Lewis, però. E Brian May. Brian May. Brian May. Vedi, eravamo noi quelli. Cioè, io mi sentivo lì dentro quella chitarra, quelli erano i miei troppi. Adesso ascoltiamo una canzone che. Eccola qui, la canzone. Ve la faccio vedere. È quella carezza della sera. Quale? Quella? Quella carezza della sera. Certo. Anche perché so che dietro questo pezzo ci sono tantissimi aneddoti e adesso che siete qui veramente in carne rossa, noi vi ascoltiamo prima la canzone e poi parliamo. Ma tra l'altro, vabbè, poi parliamo degli aneddoti, vabbè, degli aneddoti è fondamentale, la ascoltiamo, il sono nostro qui. Nuovo spettacolo. Ecco, è là che ci siamo. Sì, che si chiama Quella carezza, quella carezza della sera. Dai, ne parliamo tra poco, intanto ascoltiamo, come se attivassimo questo jukebox veramente indietro negli anni per rivivere quelle emozioni che poi sono anche le emozioni di oggi, insomma, i New Trolls. Me la annunciate questa canzone detta da voi? Quando tornava, cioè è un annuncio. Sì, sì. Che ti dico, per voi quella carezza della sera? Canti, io canto quella carezza della sera e tu? E io canto quella carezza della sera. Eccolo qui, tu fai, io chiedevo a mia madre e io faccio quando tornava mia madre. Sai, ascoltami. Hai le due voci. Io vi lascio i microfoni aperti, c'è la canzone sottofondo. Ma no, io non canterei mai su una base. Voglio suonare dal vivo, come abbiamo appena fatto. Ci siete? Beh, è bellissimo questo. Avevano letto, finita la cena. Faccio in ritardo. Lei mi spegneva la luce e andava via. Cioè un mico ribattuto. Io rimanevo da solo. Io rimanevo da solo. Io rimanevo. Allora, dietro questa canzone veramente c'è. L'abbiamo rovinata. No, no, l'abbiamo forse rivalutata, che è la cosa molto più bella. Ma mi raccontavate di questa canzone, che c'è una. Su cosa state lavorando? Allora, il nostro nuovo spettacolo che portiamo in giro in teatro è una specie di talk show. Sì. In cui un grande giornalista, Massimo Cotto, sì, e una grande attrice, sua moglie, ci intervistano, sì, e con naturalmente filmati proiettati dietro su un grande schermo, e noi raccontiamo aneddoti sul 40 anni di storia dei New Trolls alternati alle canzoni, perché naturalmente è uno spettacolo musicale e noi suoniamo tutti i brani in maniera acustica e alternati da interviste, aneddoti e proiezioni di filmati d'epoca. Quindi in bianco c'è un e nero, pezzo d'Italia anche in questo, quella carezza della sera. E chi collabora con voi in quest'opera? Beh, Massimo Cotto è fondamentale perché lui fa le interviste, ci punzecchia durante tutto lo spettacolo. Voi raccontate attraverso la musica anche pezzi della storia. Assolutamente, in maniera acustica. Suoniamo tutti i brani, ti dico. Tra l'altro una cosa carina è che ogni serata cambiamo brani. Che meraviglia. Allora, io per intanto vi faccio un grosso in bocca al lupo e grazie per il contributo che date all'umanità. E viva il lupo comunque, sempre. E viva il lupo, è vero. Certo. Perché tutti lo fanno crepare. No, beh, infatti. Avete un sito internet dove si può consultare eventualmente per scoprire le date? Aiuto, qui mi cogli in pallo. Ne abbiamo diversi, ma in questo momento comunque guarda. Cercate New Troll su Google e si trova tutto. Anche se ci sono un po' di confusioni perché ci sono diverse band che si spacciano per New Trolls. No, siete di origine. E invece quelli dove c'è Nico Di Pari, Vittorio De Scalzi, non sbagliate, è un po' come se ci fosse Paul McCartney e John Lennon. È vero, è vero. Grazie e buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Grazie. I New Trolls, andiamo avanti con la musica, con le hit. Ancora c'è in sottofondo questo stupendo pezzo, quella carezza della sera. 54 metri ancora, tra poco ci hanno i Fearless, quindi parliamo di musica in diretta e poi anche domani giorno insomma, di chiusura, giorno conclusivo, con altri ospiti e naturalmente anche ancora tanta musica. Andiamo avanti. Grandi successi.
successi. Studio 50.